Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca, perché una truffa ai danni dell'INPS è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pescara, che ha segnalato tre persone. Il modus operandi dell'organizzazione prevedeva la creazione di false imprese per assumere lavoratori a cui far poi prendere l'indennità di disoccupazione. Tutti i particolari nel servizio di Paolo Renzetti. Avevano messo in piedi un articolato sistema di frode in danno dell'INPS provinciale di Pescara, mediante il quale imprese di fatto inesistenti assumevano falsamente dei lavoratori dipendenti allo scopo di consentire loro il conseguimento dell'indennità di disoccupazione. Nello specifico è emerso nelle indagini della Guardia di Finanza che per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 le imprese assumevano falsamente i lavoratori allo scopo di consentire loro il conseguimento dell'indennità denominata NASPIL. I responsabili, tre persone, sono stati segnalati per truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli accertamenti vengono fatti normalmente di routine poi da parte poi dell'istituto, quindi attraverso poi incrocio delle banche dati è scaturita una situazione poi abbastanza poi particolare che riguardava poi un'azienda. Abbiamo attenzionato poi il consulente che svolgeva attività di consulenza per questa azienda e da lì è scaturita tutta poi l'attività di indagine che ha portato agli accertamenti attuali di cui stiamo parlando. Le vie di questa truffa erano ovviamente alcuni professionisti, commercialisti e consulenti del lavoro qui di Pescara, che ovviamente predisponevano tutta la documentazione fittizia da inviare all'INPS per poi poter far accedere i dipendenti, questi falsi dipendenti, alle indennità di disoccupazione e alle altre indennità connesse. Perché dubbio falso? Double fast perché alcuni erano sia dipendenti fittizi che titolari di aziende fittizie, quindi avevano una doppia veste, diciamo. E quindi con la conclusione di quell'indagine, con le misure cautelari eseguite ieri, insomma, abbiamo sicuramente inferto un bel colpo a questa organizzazione che stava già da qualche anno operando sul territorio pescarese. Cambiamo argomento adesso. Protesta sotto la sede provvisoria del comune di Chieti per i dipendenti della Teate Servizi, che versa in una grave crisi finanziaria e politica. Per i lavoratori preoccupati per il loro futuro nella partecipata comunale, in mattinata è arrivata però la buona notizia del pagamento degli stipendi. Giuseppe Dientino. Sit-in di protesta dei dipendenti di Teate Servizi davanti alla sede del comune di Chieti. I lavoratori hanno manifestato per ottenere gli stipendi congelati da mesi e pare che occorreva la protesta per smuovere qualcosa. Sembrerebbe infatti che in mattinata siano finalmente giunti i pagamenti. Sì, che abbia provocato il corretto e normale pagamento delle retribuzioni ci sembra una cosa assolutamente normale, ma ripeto, la preoccupazione sta nel fatto che questa società e la discussione su questa società nei mesi e nelle settimane passate è stato anche oggetto di discussione politica dalle diverse forze politiche, e questo a noi ci preoccupa, perché quando poi una società e i lavoratori potrebbero diventare anche merce di scambio rispetto a una crisi o meno, noi che facciamo sindacato e quindi ci atteniamo ai fatti, a noi preoccupa terribilmente questa cosa. Ma la questione di certo non si risolve qui. La posizione di circa 40 dipendenti rimane a rischio. Non solo, mentre gli amministratori delegati di Teate Servizi continuano a dimettersi uno dopo l'altro, devono ancora essere regolamentarizzati i contratti di 19 dipendenti che hanno vinto l'apposito concorso. Noi chiediamo innanzitutto alla società di cui il comune è socio unico la stabilizzazione, o meglio la trasformazione dei contratti a tempo determinato a tempo indeterminato di 19 dipendenti che hanno vinto un concorso, e c'è stato un accordo fra le parti e ormai da tempo dovevano essere trasformati questi contratti, ma per un rimpallo di responsabilità tra la Teate Servizi e il comune di Chieti questo non avviene. La situazione rimarrà in bilico finché non si conoscerà il futuro dell'amministrazione teatina. Teate Servizi infatti è partecipata dal comune di Chieti, che ne è socio unico. Questo significa che se il consiglio comunale non dovesse approvare il bilancio 2018 e quello preventivo del 2019, Teate Servizi è destinata a chiudere i battenti e circa 40 lavoratori rimarranno a casa. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha presentato questa mattina la nuova macrostruttura comunale, che vedrà al vertice come direttore generale Tommaso Vespasiano, che prende il posto di Guido Dezio, nuovo capo di gabinetto.
presentata la nuova macrostruttura del comune di Pescara, tante aree, tanti settori, ma soprattutto una macchina comunale che vuole funzionare a dovere. Sono veramente soddisfatto di quello che abbiamo approvato, perché in meno di 40 giorni dalla mia proclamazione, ieri abbiamo approvato la nuova macrostruttura dell'ente con un'organizzazione totalmente diversa, una filosofia nuova, molto innovativa, perché si passa da una matrice per funzioni a una struttura per obiettivi. Quindi da oggi in poi ogni dirigente, ogni responsabile delle aree strategiche o dei progetti avrà un progetto da portare a termine, un obiettivo da raggiungere con tempi certi e anche con sanzioni nell'ipotesi in cui questo obiettivo non venga raggiunto. Io quando parlavo di nuova filosofia, quando parlavo di deleghe obiettivo, mi riferivo proprio a questo: una macchina amministrativa che sa quali obiettivi vuole raggiungere, sa con quali tempi vuole raggiungere, sa anche quali sanzioni possono esserci nell'ipotesi in cui questo obiettivo non si raggiunga. Si passa a una filosofia basata sulla meritocrazia, e quello che è mancato sempre negli enti pubblici. Io, con l'esperienza che ho fatto in questi anni, ho trasposto le mie idee in atti amministrativi grazie anche all'aiuto e alla collaborazione dei dirigenti del comune, e oggi abbiamo un quadro molto più chiaro che mi rende molto soddisfatto. Da ieri sono ufficiali anche delle nomine importanti: il nuovo direttore generale del comune e il nuovo capo di gabinetto. Sì, io ringrazio l'ex direttore generale Guido Dezio per il lavoro svolto in questi 40 giorni in cui io sono stato proclamato sindaco, e quindi mi ha supportato in queste iniziative. Oggi lui andrà a svolgere un altro ruolo, e abbiamo invece il nuovo direttore generale, che sarà Tommaso Vespasiano. Tommaso Vespasiano, un uomo di grande esperienza, sono 40 anni che oramai è nel comune, ha scalato tutta la macchina comunale e oggi arriva a essere direttore generale. Credo che se lo meriti tutto, soprattutto è una persona di grande competenza, di grande esperienza, di grande lealtà. Sono certo che lavorerà bene e soprattutto saprà attuare i principi su cui si basa questa nuova macrostruttura, e gli obiettivi da raggiungere dovranno essere chiari, concreti e raggiungibili in tempi certi. Rimaniamo a Pescara adesso, perché nonostante la chiusura dello scalo milanese di Linate, fermo per lavori di ammodernamento fino alla fine di ottobre, all'aeroporto d'Abruzzo è arrivata una buona notizia, nata nell'alveo delle trattative per il salvataggio di Alitalia. Resta infatti attivo il collegamento con il capoluogo meneghino due volte al giorno da e verso Linate. In autunno poi potrebbero esserci anche altre novità legate ai voli internazionali e verso Torino. Vediamo. Non sarà cancellata la tratta aerea Pescara-Milano, rimarranno i consueti due voli giornalieri verso Linate, fatta eccezione per il periodo in cui l'aeroporto lombardo rimarrà chiuso, ovvero fino al 27 ottobre. Dentro all'Italia, comunque i vertici dell'Italia conoscono bene i numeri, sanno che questa è una tratta che è molto frequentata e molto utilizzata, e soprattutto logicamente i nuovi proprietari di Alitalia, ci sarà anche Ferrovie dello Stato, perché la logica è quella di integrare il trasporto su ferroviario con quello aereo a livello nazionale, e la tratta adriatica Pescara-Milano è ancora una tratta che, rispetto all'alta velocità che c'è sul lato tirrenico, non è allo stesso livello. Non finiscono qui le novità sui cieli abruzzesi, infatti verrà mantenuto l'hub con Malpensa per i voli intercontinentali. Si potrà viaggiare all'estero facendo un unico biglietto aereo direttamente da Pescara. Questa opzione è fondamentale anche per il milione di abruzzesi che vivono oltreoceano. Potranno tornare nella loro regione di origine senza dover recuperare i bagagli a Milano o a Roma per poi doversi imbarcare su un altro volo o su un pullman. Abbiamo intanto da oggi il volo di Malpensa, che è un hub intercontinentale. Per la prima volta si può fare un biglietto da Pescara e andare in giro per il mondo non scaricando i bagagli, perché Malpensa, come sapete, si cambia aereo, e che tutte le compagnie in co-sharing con l'Alitalia vi portano in giro per il mondo. Mentre all'inizio dell'anno sono aumentati i passeggeri dall'aeroporto d'Abruzzo di quasi il 6%, si lavora anche per ristabilire la tratta Pescara-Torino. Sono numeri molto importanti per noi, perché ci permettono di guardare al futuro con grande fiducia e di guardare all'obiettivo del milione di passeggeri sempre più concretamente.
Questa mattina è stato presentato e firmato il protocollo d'intesa che vuole fare fronte comune alla lotta per l'inquinamento marino. Il tutto nell'ambito del progetto pilota sperimentale coordinato dall'Università D'Annunzio per le plastiche in mare, denominato PLAMAR 3. È nato grazie alla collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e la Direzione Marittima e l'Associazione Armatori di Pescara. Sì, sicuramente questa è una bella iniziativa, un'iniziativa concreta. Da parte nostra ci sono state tantissime altre iniziative che erano mirate alla sensibilizzazione di tutti gli utenti del mare per il rispetto dell'ambiente marino al fine di evitare la dispersione indiscriminata di microplastiche. Questo invece è un progetto concreto che vede la collaborazione molto stretta con il mondo universitario, il mondo scientifico, ma anche altri soggetti istituzionali, anche la regione, i comuni, ma soprattutto vede in prima fila i nostri pescatori, che sono coloro che hanno da tempo lanciato un grido d'allarme, coloro che durante le loro battute di pesca si vedono recuperare ingenti quantità di plastica e non solo plastica. Quindi il grido d'allarme è venuto da loro, noi l'abbiamo raccolto e con l'università abbiamo appunto sviluppato questo progetto che oggi vede l'inizio con una sorta di consegna simbolica di quelle che sono il materiale da utilizzare per il recupero, in maniera tale che già prima del fermo biologico qualche risultato dovremmo già vederlo. Allora, i pescatori durante le loro diurne attività di pesca recuperano materiale plastico. Questo materiale plastico verrà conferito in appositi spazi che abbiamo individuato all'interno del porto e queste plastiche a loro volta saranno oggetto di studio da parte dell'università, quindi saranno studiate anche come si modificano sia le plastiche sia i microrganismi che vengono a contatto con la plastica, quindi sarà anche una documentazione scientifica che sarà prodotta. Al termine di questo ciclo la plastica, giusto per anche sviluppare il concetto del riuso delle plastiche, questa plastica verrà a cura della ditta della FATER, verrà riutilizzata. Il nostro obiettivo è quello di creare un manufatto, possibilmente una barca a vela in plastica, per far capire che la plastica non deve essere rigettata in mare in maniera indiscriminata, ma può essere oggetto di riuso. 14 soggetti hanno firmato un documento sulla problematica della delocalizzazione dell'ospedale di Teramo. Le associazioni cittadine si dicono fortemente contrarie ad ogni ipotesi di dislocamento del nosocomio. Abbiamo indetto una conferenza stampa sulla base di un documento che i comitati di quartiere e associazioni hanno sottoposto alla firma di 14 soggetti tra comitati di quartiere e associazionismo, okay? Sulla problematica dell'ospedale di Teramo, cioè della delocalizzazione dell'ospedale di Teramo, una situazione che va avanti ormai da qualche anno, per cui noi abbiamo sempre avuto una posizione abbastanza, come dire, non tanto critica rispetto alla delocalizzazione e quant'altro, ma rispetto ad alcune posizioni, cioè il problema è di natura di pianificazione. Noi l'abbiamo sempre sostenuto che pensare oggi in una situazione in cui c'è una forte crisi economica e di mercato, pensare a un utilizzo di fondi pubblici per replicare una ennesima struttura a Teramo ci è sembrata eccessiva, per cui ci stiamo muovendo in questa direzione. Già allora, quando ci fu la candidatura a sindaco, sottoponemmo all'attenzione dei due candidati un documento nel quale chiedevamo che, qualora la struttura dovesse essere delocalizzata o spostata, chiedevamo un cambio di destinazione d'uso del vecchio presidio, del presidio sanitario Mazzini, per cui dice, questa struttura che fine farà con l'ennesima struttura da realizzare a Piano d'Accio o in altro luogo? Che cosa sarà del vecchio ospedale Mazzini? Oggi pensare a una nuova struttura che si va a localizzare a Piano d'Accio potrebbe creare quegli stessi problemi di abbandono e di declassificazione e dequalificazione di quel pezzo di territorio.
Al centro visite dell'Oasi del WWF di Atri è stata lanciata Picus, un'app che guiderà i visitatori alla scoperta dei calanchi. L'istrice a fumetti che indicherà le bellezze della riserva naturale nasce dalla sinergia tra l'associazione ambientalista e le istituzioni. Sarà un'istrice da oggi ad accompagnarti alla scoperta dei calanchi di Atri e Picus, la nuova app presentata al centro visite dell'Oasi gestita dal WWF. Oggi un'ulteriore innovazione dettata dalla contemporaneità che rappresenta un'ulteriore apertura, quella dell'app, e quindi sarà un ulteriore ampliamento di vita e di prospettiva per l'Oasi dei calanchi di Atri, favorendo ulteriormente le visite e accresciuti i turisti. È così che l'associazione ambientalista intende rendere ancora più accessibile l'area protetta. Picus infatti ti accompagnerà nell'Oasi indicandoti la vegetazione, mostrandoti le stravaganti forme che assume il terreno in quei luoghi, nella speranza di incontrare lo stesso istrice, simbolo della riserva, ma anche la volpe, il barbagianni e il falco pellegrino. Ogni anno noi abbiamo un programma escursionistico, però naturalmente ci sono delle visite guidate in orari ben prestabiliti, mentre chi viene al di fuori delle nostre attività e dei nostri orari comunque può visitare l'Oasi e farlo attraverso Picus, perché c'è questo istrice fumettato. Sono 11 postazioni con Picus archeologo, Picus zoologo, Picus botanico. Ognuna di queste postazioni parlerà all'utente di una peculiarità dell'Oasi, quindi un nuovo modo di visitare la natura in perfetta armonia. Tutto ciò attraverso l'ormai consolidata sinergia tra WWF e le istituzioni comunali e regionali per la promozione e la salvaguardia del territorio. La Regione Abruzzo ha contribuito alla realizzazione, insomma, di questo, con un progetto europeo che è stato finanziato questo progetto. È una parte dell'innovazione che innova e unisce l'ambiente, la valorizzazione del territorio in un grande progetto che è quello di mettere insieme tutte le riserve, i parchi della nostra regione. A Passo del Mulino, in provincia di Teramo, torna la tradizionale sagra del maiale e gnocchi ripieni. Vediamo. Siamo con Franco Romandini, presidente dell'Associazione San Gabriele, organizzatore della 15ª Sagra del Maiale e Gnocchi Ripieni Freschi. Le novità di questa edizione? Quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo fatto la tagliatella al tartufo, quest'anno facciamo il formaggio fritto con il tartufo grattugiato sopra. E saranno presenti anche degli stand? Sono presenti degli stand di vendita che saranno con il miele, il tartufo, olio, tutti i prodotti tipici locali che verranno messi in vendita per il pubblico. E per quanto riguarda l'Associazione San Gabriele, con il ricavato voi ogni volta organizzate qualcosa materialmente per la contrada? Sì, allora per il momento abbiamo fatto la chiesa, dove siamo orgogliosi di averla fatta, perché effettivamente i nostri anziani la frequentano. Però in futuro abbiamo altre idee da poter risolvere con problemini che ci sono nelle contrade, tutti hanno dei problemi, noi cerchiamo di risolvere con il nostro ricavato e cerchiamo di metterle a disposizione della contrada stessa. Si parte il primo, la conclusione? Il 7 agosto, il 4 agosto voglio precisare che ci sarà una gara ciclistica, un memoriale dedicato a tre ex chiaramente che facevano parte dell'associazione. Gli abbiamo dedicato questo memoriale, il primo che facciamo, ci sarà domenica 4 agosto e gli stand saranno aperti anche a pranzo. Continuiamo con gli eventi. Ottimo successo di pubblico per la 16ª edizione di Dall'Etna al Gran Sasso, il centro storico di Città Sant'Angelo, che ogni anno suggella il gemellaggio tra il paese angolano e Nicolosi. Ascoltiamo il presidente dell'associazione che organizza l'evento, Gabriele Florindi. Gabriele Florindi, 16ª edizione dell'Etna al Gran Sasso, altro grande successo, 16 grandi successi, contenti anche per questa edizione? Sì, siamo molto contenti, anche perché diciamo che abbiamo un'affluenza superiore agli altri anni, quindi vuol dire che la festa dell'Etna al Gran Sasso piace, è diventata la festa delle famiglie, e speriamo di poter continuare con questa tradizione anche negli anni futuri. Ormai è un punto di riferimento dell'Etna al Gran Sasso, è una grande soddisfazione per quanto fatto anche nel suo percorso politico. Sì, è una grande soddisfazione che ci viene testimoniata anche non solo dall'Abruzzo ma anche da fuori regione. Abbiamo anche avuto i ragazzi di Casa Surace che hanno voluto
testare di persona l'importanza di questa sagra e loro sono stati incaricati per redigere dei servizi su 8 sagre più importanti d'Italia e noi ci siamo a buon titolo. Questo è importante per l'Associazione della Sagra dell'Uva, è importante per la confraternita, è importante per tutti i volontari ed è importante per Città Sant'Angelo e per l'Abruzzo. Città Sant'Angelo che è da sempre al centro delle grandi iniziative estive e lo continuerà a essere anche in futuro. Lo spero tanto che anche le altre feste di Città Sant'Angelo come Feste in Corso, il Carnevale di Indiruccio, la Sagra dell'Uva e tutte le altre manifestazioni possano diventare sempre più grandi. Quante altre dall'Etna al Gran Sasso? Quello che vuole Dio e quello che vuole Sant'Antonio. E adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo ovviamente con la Serie B, con il Pescara che conoscerà il suo cammino di Serie B il prossimo 6 agosto quando ad Ascoli, nel chiostro di San Francesco, si svolgerà il sorteggio del prossimo campionato. Intanto quella di oggi è la terz'ultima giornata di lavoro a Palena per il Delfino dopo gli 11 gol rifilati ieri in amichevole alla Renato Curi angolana. Domenica biancazzurri chiuderanno il ritiro con un test in famiglia prima di 2 giorni di riposo. Tra i volti nuovi di questa stagione c'è il terzino classe 1999 Gabriele Zappa, arrivato dall'Inter nell'ambito dell'operazione Gravillon. Ascoltiamo le sue impressioni su queste prime settimane di preparazione. Ed eccolo Gabriele Zappa, professione terzino destro, giocatore molto atteso in riva all'Adriatico, scuola Inter soprattutto. Sì, sono molto contento di essere qui e ringrazio il presidente e la società per questa opportunità. Arrivo con molto entusiasmo e speriamo di far bene. Hai anche esordito con Spalletti in Europa League? Sì, sono andato in panchina con l'Eintracht Francoforte, è stata un'emozione bellissima e che rimarrà sempre nel mio cuore. Questa è la prima vera esperienza da professionista, una stagione che potrebbe lanciarti davvero nel grande calcio, cercherai di sfruttarla al meglio? Sì, ovviamente cercherò di sfruttare questa occasione al massimo e sono contento appunto di poter dimostrare il mio valore finalmente nel calcio dei grandi. Conosci Bettella, sei stato anche compagno del difensore del Pescara, cosa ti ha detto di questo ambiente, di questa squadra, di questi tifosi molto caldi ed esigenti? Ma lui mi ha parlato fin da subito molto, molto bene di questa società, di questo gruppo e soprattutto anche della città di Pescara che comunque i tifosi sono molto caldi ma ti fanno sentire bene quando giochi perché appunto tanto tifo è importante. Cosa ti porti dietro da questa importante esperienza a livello giovanile avuta con l'Inter? Ma sicuramente mi porto dietro tanto perché comunque 5 anni nel settore giovanile dell'Inter mi son serviti a crescere. Appunto io ringrazio la società che mi ha permesso di arrivare comunque a essere qui a Pescara in una società così importante. Arrivi in punta di piedi, ti troverai di fronte a giocatori che hanno una carriera importante alle spalle come Balzano e Ciofani, tanto per fare qualche nome, però Gabriele Zappa proverà ad essere subito titolare nel Pescara di Zauri. Ah, certo, io ci provo, poi dipenderà dal mister che saprà fare le scelte più giuste. Sono contento comunque che ci siano 2 giocatori di grande esperienza che fanno il mio ruolo per che mi possano aiutare e dare tanti consigli per migliorare. Tifosi, la piazza si aspetta tanto da questa squadra, siete responsabilizzati a fare un grande campionato? Sì, lo sappiamo e infatti il presidente ha fatto delle grandi scelte, ha acquistato dei grandi giocatori, infatti siamo un gruppo, dalle prime impressioni mi sembra che siamo un gruppo forte e che possiamo fare sicuramente bene. E in Serie C invece il calendario è stato svelato ieri pomeriggio e sarà il Catanzaro il primo avversario del Teramo nel prossimo campionato. Partenza in trasferta dunque per i biancorossi contro una delle big del girone meridionale. 4 turni infrasettimanali, sosta natalizia dopo la prima di ritorno e anticipo sabato 11 aprile alla vigilia di Pasqua. La chiusura il 26 aprile al Massimino di Catania.
Domenica 25 agosto il Cammino del Teramo partirà dallo stadio Ceravolo di Catanzaro. Saranno i giallorossi di Gaetano Auteri dunque il primo avversario del Diavolo in un campionato che si preannuncia già bellissimo. L'impegno sulla carta è davvero di quelli probanti, come ha detto Tedino a caldo dopo il sorteggio di Roma, perché i calabresi in una virtuale griglia di partenza tra le favorite al successo finale stazionano tra le primissime file. Merito di un organico già competitivo l'anno scorso ma ulteriormente rinnovato finora. Sono arrivati Luca Martinelli, difensore classe 88 svincolato dopo la mancata iscrizione del Foggia, e di Lorenzo Di Livio, centrocampista classe 1997 proveniente dalla Roma. Entrambi hanno firmato un contratto triennale, ma non solo. Dalla Virtus Entella il mediano Francesco Urso, che il Teramo ricorda bene perché fu il match winner di quel Prato Teramo 1-0 che complicò un po' la strada verso la vittoria del torneo nella stagione 2014-2015. È tornato invece alle Perugia per fine prestito Andrea Bianchimano, tante volte accostato proprio al Diavolo nella passata sessione invernale di calciomercato. L'attaccante sembrerebbe comunque di nuovo sul piede di partenza, il Catanzaro lo rivorrebbe ma la concorrenza è molto alta perché anche la Reggiana ha chiesto informazioni su di lui. L'avvio vedrà il Diavolo scontrarsi con la Sicula Leonzio alla seconda nel rinnovato stadio Bonolis prima della trasferta ad Avellino, che ieri ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo Salvatore Di Somma. Inoltre nella riunione del CDA di ieri pomeriggio Sandro Iuppa è stato nominato amministratore delegato degli Irpini. Restano invariate le cariche di vicepresidente per Gian Andrea De Cesare e di presidente per Claudio Mauriello. Il primo turno infrasettimanale sarà la sesta giornata il 25 settembre dopo la trasferta di Rende e prima di quella di Monopoli. La viterbese di Calabro arriverà in Abruzzo per sfidare i biancorossi di mercoledì. Secondo impegno di mercoledì il 23 ottobre sul campo della Virtus Francavilla. Impegno questo tra le due gare interne con la Paganese e la Casertana. Dopo la prima giornata di ritorno, che sarà Teramo-Catanzaro del 22 dicembre, ci sarà la sosta natalizia. La ripresa è fissata il 12 gennaio 2020 con la trasferta in Sicilia sul campo della Sicula Leonzio. Nel girone di ritorno altri due turni infrasettimanali. Il 26 febbraio c'è Teramo-Potenza, mentre un mese dopo, il 25 marzo, Teramo-Picerno. L'11 aprile, la terzultima di campionato, anticipo per tutti al sabato nel giorno della vigilia di Pasqua con Regina Teramo allo stadio Oreste Granillo, due settimane prima della fine della regular season che il Diavolo chiuderà allo stadio Massimino di Catania contro un'altra delle favoritissime alla vittoria finale, i rosso-azzurri guidati da un abruzzese come Andrea Camplone. Scendiamo in Serie D perché purtroppo il Francavilla non sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato. La società nuova non è riuscita a completare entro le 17 di ieri l'iter burocratico per permettere alla formazione giallorossa di disputare il prossimo torneo. Problemi legati in particolare all'emissione della fideiussione da 30.000 euro. Dopo l'addio di Gilberto Candeloro è stata una corsa contro il tempo. Due settimane fa c'era stata l'iscrizione con riserva, con un percorso che si sarebbe dovuto completare entro la giornata di ieri. Sulla vicenda, lo vedete nelle immagini, si è espresso anche il sindaco di Francavilla Antonio Luciani, che ha detto: sono rammaricato per il lavoro fatto da una grande squadra, per il sacrificio sostenuto in questi giorni dal nuovo presidente e dai suoi soci, per l'occasione mancata per la nostra città. Adesso, ha continuato Luciani, il presidente Putrino ed io come sindaco chiederemo alla FIGC l'iscrizione ad un campionato dilettantistico di categoria minore la più alta possibile. Restano dunque sei le compagini abruzzesi del prossimo campionato di Serie D: Pineto, Giulianova, Chieti, Vastese, Notaresco e Avezzano. E a proposito di Chieti, ieri ha iniziato la preparazione precampionato, la formazione nero-verde al campo di Cepagatti. Con il direttore generale Andrea Masciangelo abbiamo fatto il punto sul mercato, dal colpo sfumato Dos Santos al sogno Sivilla. Vestina News. Direttore Masciangelo, sfumato il sogno del ritorno di Dos Santos al Chieti Calcio, quali sono i prossimi obiettivi allora sul fronte gioco? Ma non era un sogno, era una semplice trattativa dove eravamo già stati chiari. Noi abbiamo stabilito il limite, il giocatore ha fatto un'altra scelta, va bene così. Gli obiettivi sicuramente lì davanti dobbiamo fare qualcosa comunque di importante. Ci sta lavorando il consulente di mercato Iannotti, noi stiamo, ecco oggi il primo giorno in raduno, stiamo cercando di sistemare tutte le cose della società perché in 20 giorni abbiamo fatto di tutto, quindi il colpo di mercato sicuramente Iannotti e il mister ci stanno lavorando, arriverà. Potrebbe essere un attaccante da doppia cifra come Sivilla?
Ma pensi un nome, Siviglia potrebbe essere uno, ma ripeto, Iannotti ha più di un nome, ci sta lavorando, non dobbiamo sbagliare sicuramente, non ci poniamo fretta perché comunque stiamo iniziando solo oggi, quindi può succedere di tutto, la strada è lunga, dobbiamo solo stare calmi, lavorare sia a livello societario sia a livello di squadra, oggi iniziano a sudare, quindi il percorso è lungo. Per chiudere, un altro reparto che va assolutamente rinforzato in vista di un campionato, come sappiamo, molto difficile. Ma l'altro reparto, molto probabilmente il mister ha chiesto un difensore, però ripeto, adesso dobbiamo solo iniziare a lavorare, a renderci conto, perché puntiamo anche sul settore giovanile con il discorso della fusione, dell'accordo comunque che c'è con River, quindi valutiamo, oggi ci sono 5 ragazzi che vengono da questo importante settore giovanile, dobbiamo valutare anche questi, quindi ripeto, dobbiamo solo lavorare in silenzio, perché la strada è lunga, sarà piena di difficoltà, però se mettiamo educazione, rispetto, voglia e silenzio, sicuramente arriveremo all'obiettivo. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i nostri contributi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimi aggiornamenti con il TG alle ore 19 e alle ore 23. È tutto, grazie per l'attenzione, buona giornata.